presentarvi un mini convegno che si è tenuto il 1° luglio del 2017 su un progetto che si chiama Fuori Classe. Un progetto che è stato proposto da un nostro consigliere comunale di Cornaredo, Marco Cardillo, e è stato proposto ed è stato fatto per 2 anni di seguito nel comune di Cornaredo. Sentirete in questo video la presentazione, vedrete le 2 dottoresse che hanno attivato questo progetto. È un progetto molto interessante che parla di formare degli studenti universitari per insegnargli a insegnare a dei ragazzini delle scuole medie un metodo di studio. Quindi non sono ripetizioni, non sono far fare i compiti, ma una cosa completamente diversa. Non gli diamo il pesce, gli diamo la canna per pescare. Noi vi invitiamo a vedere questo video, dura una 50ina di minuti. Se siete interessati ad attivare questo progetto nel vostro comune e volete ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattarci al nostro indirizzo della segreteria del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Lombardia. Grazie a tutti. L'idea quindi è stata di non sostituire ma allargare la riunione settimanale dagli incontri, formativi che abbiamo chiamati classicamente incontri tematici, e invito tutti i gruppi a farli. Abbiamo parlato di energie rinnovabili, abbiamo parlato di urbanistica sostenibile, mobilità e tutta una serie di argomenti che potete benissimo inserire, allargare, fare quello che volete. Abbiamo presentato anche il progetto Fuori Classe, l'ho sentito la prima volta da lui alla presentazione del gruppo di Turbigo, l'idea è sua, me lo sono segnato e l'abbiamo riproposto. Ho contattato la dottoressa e il gioco è stato molto semplice grazie alla loro disponibilità, proprio merito loro. È un progetto fantastico, basso costo, facile fattibilità. Le forze politiche di centro-sinistra non possono dire di no perché l'hanno attivato loro. Niente, adesso io do la parola a loro perché sono loro le artefici di tutto. Ok, allora io sono Antonella, sono una pedagogista e lavoro nell'ambito sociale e educazione da circa 20 anni. Mi occupo un po' in particolare di disabilità, ma anche tanto di adolescenza e di consulenze familiari. Allora, noi siamo appunto venuti a conoscere Emanuele perché appunto sono stata contattata per presentare il progetto Fuori Classe a Magnago, e dopo le varie richieste di permesso, tra virgolette, sono arrivata a esporre un po' tutto il progetto. Come oggi c'è Giovanna Fungi che invece si è occupata del progetto l'anno scorso è stato avviato un'idea sperimentale, e come è andato quest'anno direi questo secondo anno sperimentale, per cui magari lascio prima la parola a lei che ha visto un po' la nascita del progetto, ma questo è il mio sviluppo di quest'anno. Allora, io sono Giovanna Fungi, sono cornaredese, sono una psicologa psicoterapeuta. Abbiamo preparato qualche slide che in realtà abbiamo raccolto sia dai report e dalle presentazioni dell'anno precedente e poi il report di quest'anno di Fuori Classe. Vediamo se funziona tutto. Sì, allora ecco, questo si riaggancia un po' a quello che è stato detto dal consigliere Cardillo, il razionale alla base di Fuori Classe. Dal mio punto di vista, l'esperienza di una psicologa, psicoterapeuta che lavora nelle scuole, in contesti di progetti di diverso tipo, tra cui sportello ma non solo, in cui effettivamente diventava davvero molto forte la sensazione che questo contesto delle ripetizioni stesse un po' cambiando la sua natura, stesse diventando un po' un supporto alle famiglie che, poco presenti a casa, hanno bisogno di qualcuno che aiuti a fare i compiti e che quindi aiuti anche proprio dal punto di vista della gestione, dell'organizzazione, dal punto di vista psicologico ed educativo, lo sviluppo per esempio dell'autoregolazione, di tutte quelle competenze
che sono fondamentali e che si apprendono nell'adolescenza e nella scuola media. Dal punto di vista degli studenti, effettivamente c'erano molti ragazzi universitari che lavoravano magari da tanto tempo con le famiglie, ma senza una formazione al regalare la famosa canna da pesca. Mi piace molto questa metafora, non l'ho mai usata, la ringrazio, la utilizzerò. Perché è proprio così, in realtà a volte si creava una stampella, una volta tolta il ragazzino rimaneva veramente privo di competenze e di strumenti. Ecco che nel contesto anche del curriculum per competenze cominciava a diventare più interessante aiutare i ragazzi ad avere un supporto più mirato. Quindi questo è un po', chiaramente poi anche dal punto di vista della legalità e di un lavoro che potesse andare a fare il curriculum ed essere retribuito. Ok, quindi all'inizio del 2016 è stato attivato dall'amministrazione di Corralendo il prodotto fuori classe, funzionava in questo modo, vi vogliamo far vedere un po' alcuni aspetti chiave. All'epoca c'erano 6 tutor che sono stati selezionati dal comune e dai dirigenti scolastici. I tutor sono stati selezionati per materia, in realtà poi c'era solo un tutor per la matematica, mentre all'idea in origine ci sarebbe stato un tutor perplesso, perché a Corralendo in realtà abbiamo 2 scuole medie, una volta era una che è stata divisa, quindi era necessario avere una figura per entrambi. 4 pomeriggi alla settimana e poi il coordinatore che sono io, partecipato attraverso Bando. E quelli erano un po' i miei compiti, la formazione, la supervisione, il coordinamento e la creazione della rete. Non so se avete avuto occasione di vedere il video che è stato linkato sulla pagina, l'abbiamo realizzato con i tutor proprio per spiegare meglio questo progetto e per identificare il differenziale rispetto a altri servizi che ci sono sul territorio, che hanno un loro funzionamento, come per esempio lo spazio compiti dell'oratorio, ma che lavora in modo diverso. Quindi l'idea che è stata pensata dal punto di vista formativo è di creare un contesto di tutoraggio focale. Tutoraggio focale viene un po' dal pensiero mio della terapia focale, insomma, qualche cosa che lavora su un focus e che questo focus sia concordato in modo anche maieutico tra tutor e studente. Anche i presidi avevano proprio l'idea che lo studente fosse una parte attiva all'interno del percorso, quindi che chiedesse in prima persona, chiaramente l'invito da parte dei docenti, da parte dei genitori è più che accettato, però si voleva stimolare anche un po' di consapevolezza, mi serve aiuto, in che cosa, quale tipo di aiuto, e questo già era diverso da dire mi siedo e arriva qualcuno che mi fa fare i compiti, cioè potete immaginare proprio la qualità diversa dell'esperienza. Sempre parlando con i presidi e con l'assessore Conto, all'epoca l'idea era stata quella e la proposta era stata quella di offrire il servizio ad un target piuttosto specifico. Quegli studenti che avevano bisogno di passare da un 5 a un 6, oppure quegli studenti che avessero una caduta specifica in una materia. Quindi abbiamo cercato di circoscriverlo molto proprio perché sapevamo che era una fase sperimentale, sapevamo che avevamo un tot di tempo e di risorse a disposizione, quindi abbiamo cercato di partire del piccolo per poi vedere che cosa sarebbe successo. Infatti Annalisa vi racconterà cosa è successo dopo. Abbiamo dovuto specificare, non è un dopo scuola DSA, quindi non sono tutor DSA come potrebbero essere quelli formati da Erickson, anche se alcuni aspetti sono in linea, non segue lo studente in modo più generalizzato a tempo indeterminato, quindi anche la questione del tempo era importante, si aggiunge e non si sovrappone ad altri progetti già funzionanti sul territorio. Come funziona? Vado veloce qua, però appunto inizialmente l'idea era che lo studente si segnasse su un registro di prenotazioni, quindi la domanda è mia, o magari mi viene suggerita, ma la formulo attivamente. C'è un momento di accoglienza strutturato, vi presenterò poi il materiale che abbiamo utilizzato, e che cosa succede. C'è un accordo tra tutor e studente su cosa facciamo, per quanto tempo, in che modo, quali sono le aspettative. E all'epoca noi abbiamo avuto un'affluenza veramente di massa all'inizio, un numero elevatissimo al quale abbiamo faticato a rispondere. Abbiamo fatto il video
video proprio per dare un'indicazione, un tutorial, si può dire, sì, rispetto anche a cosa aspettarsi, come fare, cosa fare. Quindi il lavoro non era individuale, tutor studente 1-1, ma era piccolo gruppo oppure coppie, e quindi c'era tutto questo pezzo anche di cercare di organizzare in modo funzionale questo aspetto. Questo è l'aspetto invece legato alla formazione. Io ho avuto occasione di fare 10 ore di formazione con il tutor prima che il progetto partisse, e poi avevamo 2 ore al mese di supervisione. Questo per me è un aspetto importantissimo per accompagnare e guidare l'approccio. Ed è stato importante specificare chi fosse il tutor. Tra l'altro, le persone che si sono presentate al colloquio erano persone magari con già delle esperienze nelle cosiddette ripetizioni. Quindi il lavoro di formazione è partito anche da capire che tipo di tutor sei tu, qual è la tua esperienza, qual è il tuo stile e come integrare la nostra proposta all'interno di quello che tu già sai fare e hai sviluppato. Uno degli aspetti fondamentali di riferimento teorico si riferisce al concetto di mindset. La growth mindset è un approccio all'apprendimento in generale, scuola, sport, sviluppo del ciclo di vita, che riguarda il fatto che le difficoltà vengono viste come una sfida, come qualcosa che io ho voglia di affrontare perché ho delle risorse che posso utilizzare. Di solito si contrappone a una fixed mindset, che significa le difficoltà sono qualcosa che mi fa rimanere fermo, non sento di avere le risorse, allora comincio a dire che il problema è l'insegnante, il problema è la scuola, il problema è la società. Dal punto di vista psicologico sappiamo che un locus of control interno, quindi io ho delle responsabilità in quello che faccio, magari può essere un po' più spaventoso, ma può anche darti quel senso di autoefficacia che è necessario sostenere la motivazione. Quindi questo, cosa fa il tutor? Prima di tutto l'aspetto di pianificazione e struttura del lavoro. Dice ad alta voce quello che lo studente sta imparando a dire a se stesso, prima, durante e dopo il compito. Questo è un altro approccio importantissimo, il dialogo interno. Voi sapete, avete esperienza del fatto che noi seguiamo i nostri processi dicendoci ok, adesso cosa faccio, cosa devo fare dopo, qual è la priorità, com'è andata l'autovalutazione. Quindi non tutti. Dovrebbe per funzionare meglio, o magari non ce ne accorgiamo, ma è così che funziona, no? Ecco, effettivamente chiedo il suo commento perché noi pensiamo che sia importante potenziare la consapevolezza del dialogo interno. Come funziona però? Prima lo dice il tutor o colui che modella un comportamento ad alta voce e il ragazzo si abitua a sentire questa cosa e la fa proprio. Olia i passaggi chiave, guida nell'identificare le nuove barriere. Questa è una parola classica dell'approccio all'inclusione. Una difficoltà, un ostacolo, una barriera che si può togliere, non sta dentro la persona, sta di fronte e va identificato. E insomma fa un po' da guida, prima, durante e dopo. Ora non voglio passare troppo tempo a darvi dei dettagli, però insomma ci sono dei ruoli specifici su cui abbiamo formato il tutor anche dal punto di vista della creazione del percorso, monitoraggio e conclusione, valutazione del percorso. I fondamenti sono, prima di tutto, attivare le conoscenze e il pregresso, quindi una frase che tutor hanno allenato, tutto, abbiamo fatto dei role play, abbiamo cercato di formarli, dimmi una cosa di questo argomento che ricordi, che hai capito, quindi tirare, cioè attivare le conoscenze pregresse. Partire dal senso di autoefficacia, è stato importante aiutare il tutor a capire che bisogna far fare per prima cosa una cosa in cui l'alunno riesce, perché è lì che costruisco l'aggancio per cui l'alunno avrà le energie per fare le cose in cui fa più fatica. Individuare gli ostacoli, quindi andiamo a vedere dove c'è una barriera in modo chiaramente non giudicato. La struttura la rivediamo poi nelle schede di lavoro, il focus, quello che io vedo a scuola lavorando con i ragazzi e lavorando con le persone. Intanto so dire quello che devo fare, mi è mai capitato di chiedere ai ragazzi che cosa vedo di conto e quanto sono competenti nel dire chiaramente quello che ci si aspetta da loro. Quindi aiutarli a dire quello che, insomma, l'insegnante si aspetta da loro. I passaggi, quindi cosa dobbiamo fare,
correzione. Vi è mai capitato di sentire un ragazzo che dice ho finito di fare i compiti? Sulla base di quali criteri mi puoi dire che hai finito? Che non c'è più voglia, che sei stanco, che hai voglia di andare da un'altra parte? O che sai dire che questo lavoro è concluso e stai lavorando? Quindi questo è un altro sindaco che abbiamo fatto insieme. Abbiamo chiarito le aspettative, quindi stiamo facendo un po' la storia. No, stai seduta. Tutto il lavoro sugli aspetti metodologici non fanno fare niente. Dico, questo è un aspetto hot, mi verrebbe da dire, da definire con le famiglie anche, perché concluderemo proprio con una domanda aperta anche a voi. Fai fare i compiti o insegnare le strategie? Oggi con la domanda. I tutorativi hanno l'apprendimento di strategie da parte degli studenti, intervengono in modo focale e poi c'è l'aspetto della relazione con i docenti, che è qualcosa che va ancora costruito e migliorato, perché al momento comunque fuori classe, all'epoca era situato dentro la scuola, quindi si utilizzavano le aree di spazio della scuola, gravava sulla segreteria parecchio l'aspetto organizzativo, quindi sono state prese delle decisioni diverse. Chiaro che l'interazione con la scuola sarebbe ottimale, perché le cose funzionano dentro la rete, altrimenti rimangono isolate. Ok, quindi questa era un po' la tabella del lavoro dei vari tutor, quindi 5 tutor che si spalmavano sui due plessi, chiamo ancora due plessi perché una volta uniti, sulle due scuole. Qui non si vede tanto, però è la scheda di accoglienza che il tutor ha davanti, aveva davanti ma anche adesso ha davanti, quando incontra lo studente la prima volta. Intanto un ciclo che si attiva di solito va dai 3 ai 5 incontri, chiaramente dipende da quante iscrizioni, quanto tempo e quant'altro. La prima parte riguarda la richiesta dello studente, quindi attivare di nuovo in modo maieutico con la domanda, diremmo noi in psicologia, no? In che cosa posso aiutarti? Il focus e la tipologia di prove vuol dire che se tu hai problemi in inglese io devo capire se stiamo parlando di reading comprehension, di esposizione orale, di produzione scritta. Presentazione dello studente, quindi non partiamo solo dai problemi, ma anche cerchiamo di capire se tu conosci quali sono i tuoi punti di forza, qualcosa che riesci a fare bene, e poi l'osservazione. Quindi il tutor propone un esercizio sulla base della domanda dello studente e osserva in modo, in quel momento, senza intervento, come lavora lo studente. Questa è una fase di assessment, potremmo dire, no? Di valutazione molto importante, sbagliato. Poi abbiamo il feedback, quindi cosa ho osservato, gli obiettivi che scegliamo insieme, i tempi, quindi quando ci vediamo e quant'altro, la modalità, il tutto spiega, guarda, lo facciamo così, cosa. E poi ci sono degli accordi, chiaramente dal punto di vista, noi chiamiamo accordi, sono un po' regole, però se sono accordi sono condivisi, no? Quindi il materiale lo devi sempre portare, se no faccio fatica ad aiutarti, la puntualità, e un approccio collaborativo. Questa cosa la facciamo insieme. Questo era un po' il momento di accoglienza. Il diario di bordo invece è una scheda che è stata creata sia per il tutor che per lo studente. Fondamentalmente è la storia del ciclo e l'idea è che poi scuola e famiglia avessero accesso, se desiderassero, a capire che tipo di lavoro è stato fatto. La scheda del lavoro per me è un aspetto essenziale, si ricollega a quella slide sulla struttura. Ogni studente ha a disposizione una scheda in cui nella prima parte scrivo la consegna, nella seconda descrivo o disegno anche con i graphic organizers il procedimento, cioè come svolgo questo esercizio, e poi c'è la guida per l'autocorrezione. Condividere di più con i docenti e con le famiglie è un altro aspetto che è importante, perché ci vuole la legittimazione, la comprensione fino in fondo. Per esempio, abbiamo fatto un incontro con i genitori a febbraio, quindi appena iniziato, per spiegare bene, ma per i genitori era estremamente difficile accettare che i ragazzi sarebbero stati attivi.
e che non avrebbero fatto tutti i conti. Quindi questo è un tema sempre molto aperto, l'urgenza è un'altra, ce lo possiamo dire con chiarezza, ma noi professionisti sappiamo che c'è un'altra urgenza sociale, che è quella di formare l'indipendenza, che forse richiede un po' più di tempo, un po' più di lavoro per tutti. Quindi abbiamo fatto il video, abbiamo dovuto gestire le assenze perché chiaramente ci sono quegli studenti che si fanno un giro al parco piuttosto che venire, allora devi chiamare a casa, verificare tutto quanto. Quindi anche questi aspetti sono abbastanza importanti. Sulle azioni future serviva un aiuto nell'organizzazione, cercare di parlare di più con le famiglie, con le scuole di questo progetto, incontri aperti e anche raccolta di suggerimenti, cosa che chiuderemo. Questo non lo commento all'ultima slide, insomma noi pensiamo, Fuori Classe pensa, che si debba intervenire in questo modo, che sia un'altra cosa rispetto al far fare i compiti e all'accompagnare i ragazzi che effettivamente a volte si sentono soli, quindi uno non esclude l'altro, ma che noi vorremmo focalizzarci su questo perché è la nostra competenza. Vi ringrazio per l'ascolto e passo la parola a Anita. Sì. Grazie. Allora, quest'anno ha fatturato sempre tante bande comunali, per cui ha fatto il bando per la selezione del controller e il bando per la selezione del coordinatore. Quindi vedete il logo del comune di Cornarello e il GPD Servizi, che è la cooperativa di cui faccio parte, che ha partecipato al bando. Dopodiché, una volta vinto il bando, a differenza dello scorso anno in cui la selezione dei tutor è stata fatta da scuola e comune, quest'anno invece è stato chiesto a me di partecipare alla selezione insieme ai clienti comunali. Per cui abbiamo fatto il colloquio di selezione dei tutor e abbiamo scelto 7 tutor, che poi erano tutti quelli che avevano fatto il bando. L'impostazione proprio dell'attività del tutor, quindi prima dell'avvenimento del progetto c'è stata questa parte di formazione. Il progetto che sarà durato da gennaio a giugno, per cui dall'inizio dell'anno nuovo. Il comune in tutto questo lasso di tempo ha partecipato attivamente dando in tutto il supporto di cui avevo bisogno in itinere, per cui ad esempio avevo bisogno allora ci metti una disposizione, l'aula per l'equipe e tutta un'altra serie di cose pratiche che man mano si sono rese necessarie. La scuola invece si è attivata soprattutto inizio anno con la comunicazione a tutte le famiglie dell'attivazione del progetto e con il passaggio di una circolare scolastica. I plessi sono sempre due, come quelli Giovanna, e devo dire che la grossa differenza, la grossa, la grossa differenza quest'anno è stata che c'è stato un cambio, ma deciso già a priori di sede del servizio, mentre l'anno scorso il servizio si svolgeva all'interno delle scuole, quest'anno invece il comune ha deciso di attivarlo all'esterno. No? In particolare negli spazi delle due biblioteche di Cornarello. Questo perché? Perché si voleva dare una caratterizzazione molto specifica del progetto, per cui si voleva dare significato al fatto che Fuori Classe non fosse uno spazio compiti, come già ce ne sono attivi su Cornarello, ma fosse un servizio diverso. Okay? Questa un po' è stata l'idea iniziale su cui poi si è fatto lavorare e che poi ha creato tutta una serie di conseguenze. La differenza anche rispetto all'anno precedente è che si è utilizzato per l'iscrizione un modulo online che è stato messo sul sito del comune e le famiglie, quest'anno le famiglie
scrivevano i propri figli a servizio con le casse, dovevano compilare un modulo online. Poi è rimasta comunque la possibilità cartacea, per cui la scuola ha consegnato anche un modulo cartaceo e le famiglie poi andavano a consegnarlo in una delle due biblioteche. Quindi queste due modifiche hanno creato un po' anche una differenza rispetto allo sviluppo del progetto dell'anno scorso. Lo spostamento delle sedi probabilmente ha creato una diminuzione della richiesta di iscrizione e in più su Cornaredo è molto attivo uno spazio compiti che è quello nell'oratorio. Tante famiglie quest'anno hanno deciso di andare all'oratorio, okay? Quindi un po' come diceva Giovanna, no? Bisogna un po' decidere se vogliamo comprare il pesce o la canna da pesca ai nostri figli, no? Per cui un po' anche il fatto di non essere più all'interno della scuola probabilmente ha creato un po' di disagio a livello familiare per gli accompagnamenti. Abbiamo i figli con delle votazioni negative e sono state sollecitate a iscrivere proprio i figli a servizio. Non sono arrivate, sono arrivate 5-6 famiglie. Dopodiché abbiamo deciso continuare i cicli con tutti quei ragazzi che avevano più necessità, okay? Per cui abbiamo continuato a seguire anche diverse materie, ragazzi con disabilità o con studi dell'apprendimento. Fortunatamente quest'anno ci sono stati dei tutor che alcuni avevano già finito l'università, stavano già lavorando, avevano già avuto esperienze anche con la disabilità e gli studi d'apprendimento, per cui abbiamo avuto un po' la fortuna anche di avere questi tutor che erano già in parte formati rispetto a questa tipologia di problematiche. E ovviamente anche quest'anno sono state molto importanti le equip mensili, dove appunto i tutor avevano modo di confrontarsi tra di loro anche rispetto alle diverse metodologie che utilizzavano e abbiamo potuto parlare meglio nel dettaglio, penso rispetto all'anno scorso che invece si è lavorato molto più in gruppo proprio per la mole anche di discussioni che ci sono state, abbiamo potuto parlare molto più nel dettaglio di ogni singolo ragazzo, per cui come se quel ragazzo avesse un'equipe dietro. Quindi per loro è stato molto importante. Anche noi abbiamo utilizzato gli strumenti di lavoro, allora io devo dire che ho mantenuto come linea teorica quella che mi ha costato Giovanna, che per me è ottimale, e quindi ho solamente fatto delle piccole modifiche sulla modulistica che abbiamo utilizzato, che vi ho fatto vedere lei prima, ad esempio banalmente nella scheda dell'accoglienza. I ragazzi, i tutor segnavano anche se il ragazzo era arrivato da solo o accompagnato dalla famiglia, perché questo già era un primo segnale, okay? Quindi nel momento in cui arrivava anche la famiglia riuscivamo subito anche a capire tutta una serie di cose che magari nella scheda di iscrizione non avevano scritto, perché magari alcuni ragazzi che avevano delle certificazioni vuote, per intenderci, nella scheda di iscrizione dove al termine c'era uno spazio per le note, per segnalare delle cose, non avevano scritto nulla. Mentre quando si sono presentati il primo incontro, invece hanno spiegato che il proprio figlio aveva delle difficoltà. Quindi è stato importante il contatto con alcuni genitori in questo senso. Altri invece non si sono proprio visti ed è stato molto difficile anche contattarli o telefonicamente o via mail. Anche qui, come diceva Giovanna, il contatto con le famiglie ha creato un po' più la sicurezza, nel senso che ci sono stati alcuni ragazzi che non sono arrivati agli appuntamenti, per cui noi subito abbiamo chiamato la famiglia e la famiglia a volte lo sapeva, si era dimenticata di comunicarcelo, a volte non lo sapeva. Allora, una cosa importante che è stata cambiata quest'anno è che nel momento in cui abbiamo deciso di aprire il fuori classe a tutte le tipologie di ragazzi e abbiamo visto anche che i numeri lo permettevano, abbiamo deciso di non tenere più la suddivisione
Ghetti, che era stata fatta in suo progetto, quindi ogni punto si dedicava a un ambito specifico, ma abbiamo deciso di lasciare un tutor con ogni ragazzo, per cui quel tutor si occupava di tutti gli ambiti di cui aveva bisogno il ragazzo. Questo abbiamo detto prima, che siamo riusciti a fare anche più scippi. Allora, le criticità sono state quella della raccolta delle informazioni, un po' come vi accennavo prima, con le famiglie, ma anche con le scuole, nel senso che quest'anno è stato molto difficile anche il rapporto con le scuole, mantenere dei contatti con le scuole durante l'attivazione del fuori classe. Io sono riuscita ad avere un solo incontro durante l'anno, quando ho fatto il punto della situazione a marzo. E stessa cosa con i docenti. Le poche iscrizioni rispetto a quelle preventivate hanno causato all'inizio un po' di destabilizzazione, ma poi non ci siamo assestati tranquillamente con i ragazzi che si sono iscritti. Devo dire fortunatamente, perché se avessimo avuto le iscrizioni dell'anno scorso con la tipologia di ragazzi che si sono iscritti quest'anno, non saremmo riusciti a lavorare bene. Poi tutto, nessuno di tutto quest'anno, proprio per l'esibilità delle iscrizioni, è riuscito a raggiungere le ore preventivate, che erano 70, massimo 75, sono stati tutti sotto le 70, comprensive di formazione e di kit. Ecco, questi sono poi i dati generali di quest'anno. Hanno aderito al progetto 42 ragazzi, 18 hanno frequentato più cicli, di massimo 5-6 incontri. A livello di richiesta durante le iscrizioni sono stati richiesti tutti gli ambiti, soprattutto quello letterario e quello scientifico. A differenza dell'anno scorso, nell'ambito linguistico quest'anno è stato chiesto anche lo spagnolo, oltre all'inglese, e diciamo che sono i tutor hanno avuto la fortuna di poter lavorare, come dicevo, un rapporto individuale. Abbiamo avuto sicuramente 5 ragazzi con certificazione, dico sicuramente perché secondo le nostre osservazioni qualcuno aveva le certificazioni, avrebbe avuto le certificazioni, e quindi non siamo sicurissimi che siano stati effettivamente 5. Ci sono stati diversi ragazzi stranieri, in particolare due di questi hanno avuto molto bisogno, in quanto avevano veramente difficoltà a capire la lingua, per cui è stato fatto anche un lavoro di avvicinamento alla lingua italiana. Invece altri ragazzi stranieri sembravano più italiani di alcuni italiani, per cui non abbiamo avuto dei. E il totale delle ore di tutor è stato 415, e appunto il fatto che accennavo prima, che molti ragazzi sono arrivati da soli, e una rilevanza dell'iscrizione delle classi prime rispetto alle altre. Okay. Ecco, dopo la chiusura del progetto, io ho già avuto gli incontri di restituzione sia con i due dirigenti scolastici che con l'assessore Manfredi, e un po' le idee pensando allo sviluppo per l'anno prossimo sono quelle, prima di tutto, di calendarizzare degli incontri di organizzazione di unità di verifica con referenti comunali e referenti scolastici, che è fondamentale. Una predisposizione di modalità specifiche di confronto e di contatto tra i tutor e i docenti e i coordinatori di classe, perché quest'anno ad esempio i tutor, essendo fuori dalla scuola, non sono riusciti mai a entrare in contatto con i docenti e ad avere alcune informazioni che potevano essere molto utili. Modalità concordate di organizzazione del servizio, pianificazione di almeno 2 incontri con le famiglie che rispetto all'anno scorso non sono stati fatti, la scuola ha deciso di mandare solamente le circolari, e invece sarebbe ideale presentare all'inizio del corso il progetto e a chiusura la restituzione del progetto. E poi la valutazione di un'ipotesi di un rientro nelle sedi scolastiche,
anche se c'è un grosso punto di domanda sia da parte della scuola, come diceva Giovanna, avrebbe molto carico, e i ragazzi invece che hanno risposto tutti ad una serie di domande, una specie di questionario di soddisfazione semplificato, la maggior parte dei ragazzi invece ha preferito rimanere al di fuori della scuola proprio per avere un altro ambiente, un altro contesto. Quindi rimanendo fuori dalla scuola però bisogna concordare e pianificare tutta una serie di modalità in rete, perché altrimenti diventa complicato poi gestire bene il progetto nella sua totalità. Ecco la domanda ci puntava Giovanna, quindi l'importante è chiederci proprio se rispondere a un'urgenza, che è quella di fare i compiti, cioè subito, eccetera, oppure creare le competenze. Quindi ovviamente avete capito da che parte siamo noi, anche io lavorando da 20 anni in ambito educativo è fondamentale dare autonomie a tutti i livelli, quindi da ragazzi con disabilità a studi dell'apprendimento o no, in ogni caso per ciascuno di noi è fondamentale avere delle autonomie, perché altrimenti dipendiamo sempre da qualcun altro. E, i ragazzi, devo dire che questa cosa, i ragazzi di quest'anno l'hanno capita, cioè hanno capito la differenza tra andare a fare i compiti e venire a fare in classe a imparare un metodo di studio. Hanno capito che rispetto a quando sono arrivati hanno imparato ad esempio solamente a selezionare delle cose importanti sul testo, cosa che prima guardavano e dicevano oddio, cos'è questa roba? Ok, grazie. No? Mentre adesso sono capaci di focalizzare delle parole chiave e anche di creare dei schemi o delle mappe concettuali, cosa che prima non erano in grado. Tutti i ragazzi che ci sono stati quest'anno, allora io ho informazione che sono stati tutti promossi, tranne uno che era in una situazione criticissima e che ha iniziato a partecipare fuori classe l'ultimo mese e mezzo, per cui ha avuto veramente pochissimo tempo, ma aveva tante insufficienze. Ma poi ci si collega anche a questo discorso del contesto di provenienza, del contesto familiare, eccetera. Quindi poi ci si può agganciare a tantissimi altri discorsi che vanno un po' anche al di fuori del fuori classe. Io avrei finito. Grazie. Volevo fare qualche domanda, sarò sintetico comunque, anche dal punto di vista tecnico e amministrativo. Innanzitutto volevo un chiarimento. Avete parlato che c'è stato un bando al quale hanno partecipato, questa è una cosa che non ho capito perfettamente, hanno partecipato direttamente delle singole persone o una cooperativa, associazione? Cose. Quindi da un lato ci sono quelli che faranno i tutor. No, allora sono due bandi. Ok, dall'altro ci saranno invece chi coordinatore. È il coordinatore che poi gestisce il tutor e l'istruzione dei tutor. Sì. No, il bando dei tutor è aperto a singole persone, per quelli che sono. Mentre il bando per il coordinatore è aperto sia a singole persone che a enti privati, In quello di tutor volevo capire quali sono stati i criteri di scelta, cioè i criteri in base ai quali poi è stata definita penso una graduatoria, e se poi c'è una graduatoria alla quale poi si può attingere, no? Diciamo, scelti i 6-7 tutor iniziali, se poi c'è. Allora, quest'anno con me come aveva una specie di griglia da seguire nel momento in cui è stata fatta la selezione. Quindi è stato fatto, ha chiesto il tutor, ovviamente se avevano già avuto esperienze del genere, se avevano già avuto a che fare con docenti, il titolo di studio, banalmente se era avvicinabile a un lavoro del genere, se avevano avuto anche esperienze di volontariato per giovani. Queste sono le macro
però ecco, diciamo che Kuhn aveva già una strategia predisposta per essere. Quindi c'è un punteggio in base al quale poi sono stati scelti. Anche il tipo di laurea, per esempio. Io l'anno scorso non ho partecipato alla selezione perché sono arrivata dopo con il mio bando come coordinatrice, però so che hanno tenuto in considerazione anche il tipo di laurea, anche perché si voleva dare dei titoli specifici per materia. Quindi comunque laurea o corso di laurea, perché erano anche studenti magari con una triennale, quello anche era importante. Anche corsi di laurea in psicologia sono stati considerati scienze umane come la pedagogia, perché volendo lavorare anche proprio sul metodo, quello ci sembrava l'altra domanda invece riguarda l'aspetto economico, quindi da quel punto di vista come viene remunerato il tutor e invece cosa qual è, diciamo, il budget visto per il coordinatore, associazione che gestisce la parte di coordinamento. Questo è di competenza amministrativa e per il tutto la persona di quale non è totale ha segnato 6.5. Come? 6.500. Più o meno sì. E per il coordinatore mi sembra intorno ai 1.500, quella cosa del genere. Poi ho visto che dunque, mediamente diciamo, per gli studenti per acquisire una metodologia hanno bisogno di 5-6 incontri, no? Hanno avuto questo. Questo in realtà è stato, cioè, dipende da fattori contestuali, quindi se io ho 100 iscrizioni, 6 tutor, tot ore, ti posso offrire un certo ciclo che tu puoi ripetere e quindi chiaramente il concetto di poter ripetere un ciclo vuol dire che non ti diamo solo 3 incontri o 5 incontri, perché anche l'esperienza, io so che sono pochi. L'aspetto del tutoraggio focale vuole proprio dire che non siamo qua per fare tutto, vediamo su che cosa in questo tempo possiamo lavorare, diamoci un feedback e poi ti propongo di rifare il ciclo perché non penso che tu abbia consolidato. Io non direi che ci vogliono 5-6 incontri. Cioè, soggettivo. Ovviamente tendenzialmente ce ne vogliono di più comunque. Cioè, magari ad esempio sono arrivati dei ragazzi che in realtà hanno frequentato solamente per 2-3 incontri perché loro avevano già un proprio metodo di studio e sono venuti a chiedere se quel metodo di studio poteva andare bene così, poteva essere rinforzato in qualche altro modo. Per cui loro nel giro di 2-3 incontri hanno finito. Non dipende proprio dall'esigenza. Volevo aggiungere una cosa legata al rapporto con le scuole. È molto importante riconoscere il fatto. Sì, no, infatti vi volevo inserire anche qui, perché in effetti credo che sia abbastanza, dico difficoltoso, comunque può essere un ostacolo all'istituzione scolastica. Volevo capire se questo progetto, che questa era banale la domanda, però è incluso all'interno del piano finanziario del diritto allo studio, corrisponde. Oppure un progetto. No, se, è un progetto a sé stante, non è dentro lo studio, è una cosa. Questo è questo è proprio un capitolo di spesa a parte. Perché? La cosa aggiuntiva abbiamo diritto allo studio. Questo magari potrebbe essere un suggerimento. Cioè includerlo all'interno del piano finanziario del diritto allo studio può aiutare il dialogo con le istituzioni scolastiche. Il fatto che sia un progetto comunale veicolato dal comune all'interno della scuola può aiutare il dialogo con i dirigenti. Quindi inserirlo nel piano di diritto potrebbe essere. Che inserirlo no, i dirigenti scolastici dovrebbero parlare ugualmente. Sì, però di un po' li vincoli, nel senso che il piano finanziario dello studio è quello che il comune fa per la scuola. Diciamo sì. Che se è inserito il docente non può fregarsi, esatto. Sì, mentre se non è inserito il docente tra virgolette può non interessarsi o comunque può non fare gli incontri. Sì, diciamo che dovrebbe essere l'assessore a spingere perché i parti si incontrino, anche tenendo i progetti separati, il suo studio e con i classi. Dovrebbe essere l'amministrazione a spingere, poi come può essere nella maggior parte dei casi magari il professore delle medie
sono un po' resti a incontrare magari diciamo il coordinatore piuttosto che il tutor, piuttosto che vedere le schede, che può essere con loro, che il ragazzino funziona, impara con il suo metodo, e con lui magari non fa niente. Allora, questo può essere anche stato quello pubblicando, perché la docente può consentirsi un po' di palpegato del fatto che funziona con il progetto esterno, certo, e io mi sento un po', diciamo, a disagio, in difficoltà, perché fa anche l'ambiente comunque viene fatto all'interno della biblioteca con comunque un ragazzo che o una ragazza che ha 25-26 anni più o meno, quindi cioè è un approccio completamente diverso che trovarsi in una classe di magari 20 persone come sono adesso classi delle scuole medie, trovarsi un professore che entra la mattina sappiamo tutti come funziona. Quindi cioè. Però valutate questa opportunità che ti detto dal punto di vista. Devo aggiungere appunto quello che mi diceva prima. Il docente tiene a sottolineare l'importanza che insegna un metodo per i propri studenti. L'idea di un conflitto tra i metodi che non sono allineati, i metodi che vanno a, come dire, invece che a costruire, che vanno a togliere, è una preoccupazione. Lavorando quotidianamente nelle scuole con i docenti, lo sappiamo, parliamo, no? Quindi in realtà il tutor è stato formato anche per, come tra gli obiettivi, uno dei principali è costruire qualcosa che lo studente, che crei un adattamento maggiore dello studente ai suoi contesti. Quindi c'è stata un'attenzione a non rendere il tutoring qualcosa di grave. Perché questo? Perché con tanta storia di colloqui con le famiglie, con gli insegnanti di ripetizione che non dialogano, tante volte ho dovuto farlo io questo pezzo, no? Incontriamoci, vediamo come si lavora. Quindi l'idea è che l'intervento di fuori classe deve, si dice empower, no? Deve creare delle competenze che sono adattive nel contesto di vita del ragazzo, inclusa la classe. Ecco perché effettivamente si chiede al ragazzo, ma tu con la tua insegnante come lavori? Che cosa ti fa fare in classe? E manca il pezzo magari dal potenziale di più di chiedere all'insegnante, prof, qual è il lavoro che ci suggerisce? Noi puntiamo su questo, e su che cosa punta sarebbe veramente fondamentale per il ragazzo. Sono d'accordo. E questo secondo me è l'anellino mancante, cioè il fatto di coinvolgere maggiormente il docente nel farsi magari spiegare, collaborare insieme, condividere il percorso che poi il ragazzo deve seguire. Comunicazione con i docenti, quindi buongiorno, sto lavorando con l'alunno X, se è interessato a capire di più il modo e il contenuto su cui stiamo lavorando, mi contatti liberamente. Quindi c'è stato un approccio di disponibilità proprio consapevole a volte della sovraccarico che i docenti percepiscono magari, quindi io mi rendo disponibile e mi auguro di venire contattato. Quest'anno no, perché appunto i ragazzi non hanno lavorato nella scuola, ma fuori, e il contatto con i docenti scolastici è stato praticamente quasi assente, su richiesta, per cui sicuramente questa è una criticità fondamentale del progetto. Mi viene da dire che comunque il professore dovrebbe lavorare come il tutor, cioè se il professore lavorasse come in modo nel sistema che voi avete proposto sarebbe, cioè dovrebbe essere così fondamentalmente, un rapporto comunque, un progetto che viene fatto nella classe che deve essere sia di gruppo ma deve anche dare spazio all'individualità, alle esigenze di ogni singolo, che è questo che diciamo non viene mai sì. Quest'anno in particolare secondo me è nata un po' in competizione, addirittura alcuni docenti facendo il colloquio di restituzione hanno organizzato all'interno della scuola una specie di piccolo fuori classe per insegnare il proprio metodo di studio, per cui questo però l'abbiamo saputo nella restituzione finale, in un testo in particolare di due.